Ringrazio il Presidente della Camera di Commercio e l'Associazione Avvocati di Strada per aver invitato anche la Guardia di Finanza a partecipare a questo seminario su un tema particolarmente complesso e delicato. E una prima considerazione che posso fare è un po' mi viene naturale guardando anche la platea. Abbastanza ridotta, ma questo ha un senso, un significato. O meglio, io lo leggo come un qualcosa, riuscire a capire perché quando si parla di criminalità organizzata si è un po' scettici, soprattutto quando questi seminari vengono organizzati in regioni, possiamo dire, tra virgolette, tranquille. Quindi diciamo che quando qualcuno di noi ha letto la locandina che oggi c'è a questo convegno, abbiamo una parte di persone che hanno detto ancora sta criminalità organizzata, ma la mafia non esiste, la mafia è un fenomeno del sud, povero, depresso, mica può insediarsi in regioni del nord, ma soprattutto se si insedia nelle regioni ricche, non nella tranquilla Marche, fatta di colline, erbe verdi e mare. La mafia è un problema che va colpito solo con la repressione. Non si deve parlare di mafia perché poi si sporca una città, un ambiente, una regione. E poi ci siete voi, cioè voi che invece avete partecipato perché probabilmente volete uscire da questa sala con una risposta. Cioè, nelle mani esiste la criminalità organizzata o no? Questa domanda vi voglio lasciare con dubbio, nel senso, torno un attimo indietro. Oggi come oggi non è possibile dare una risposta affermativa o negativa. È possibile però darvi una serie di elementi per dire, per desumere, per concludere che le Marche non sono immuni. Per caratteristica, quando parliamo di criminalità organizzata, non dobbiamo guardare a un quadro schematico, dobbiamo guardare invece un quadro complesso, polivalente, un quadro elastico che non ha una forma ma ha mille forme. Allora sono qui proprio perché non voglio parlare di criminalità organizzata nel dettaglio, però voglio partire dal concetto della criminalità organizzata e facendo un percorso, un piccolo percorso, vi voglio far guardare un po' che cos'è la criminalità organizzata da un piccolo excursus che un po' mi ha accompagnato negli anni. Per poi quindi partiamo da un contesto geografico e da un anno e arriviamo ai giorni nostri e alle Marche. Nel 2001 io mi trovavo a Genova ed ero nel pieno del G8 e ero responsabile del gruppo Ordine Pubblico, perché poi sapete quello che è successo. Dopo i primi due giorni di G8 vengo trasferito da unità e immediatamente in un posto più a sud. Alla mia domanda, ma qui a G8 c'è un problema, cioè me ne vado adesso? Mi rispondono dicendo, dove vai c'è un problema peggiore. Tant'è vero, vengo trasferito in quello che io definisco
il triangolo delle Bermuda, cioè quella porzione geografica delimitata da tre città: Aversa, Casal di Principe e Casa Pesina, dove si concentra la criminalità organizzata campana e dove nasce, si sviluppa e prolifera il clan, quello dei Casalesi. Arrivo lì e chiaramente ero molto curioso di guardare, di visitare Casal di Principe per capire ma che cos'è sta realtà, fatemi capire. E vi dico questo episodio che mi capitò proprio, che è lampante. Quindi dopo un mesetto circa, con un militare prendiamo un'auto sponsorizzata, quindi un'Alfa 156, due lampeggianti, scritta guardia di finanza, e andiamo verso le Salto Principe. Mentre entriamo, così come entriamo, diciamo, nel paese, quindi percorriamo questo corso principale, tutto caratteristico, strano, anomalo, mi sembrava quasi un film della fantascienza, sembrava di essere tornati nella realtà di Blade Runner, quindi una cosa strana. Praticamente ci sorpassa una macchina. La macchina si affianca, i due che erano in questa autovettura guardano chi era dentro la macchina, ci sorpassano e si mettono davanti. Dopodiché noi li risorpassiamo, loro ci sorpassano. E nel momento in cui ci sorpassano, ci fanno uno sguardo, un ghigno e poi si mettono di nuovo davanti a noi. 10 secondi, quello che era il posto, diciamo, non del guidatore, il passeggero, apre il finestrino, caccia la mano con una pistola, due colpi di pistola e via, e se ne va. Un po' stupido io e l'autista, diciamo, vai, vai, inizia, vediamo un po', li dobbiamo fermare. Si crea subito, a distanza, che dico, pochi secondi, una miriade di motorini che ci bloccano la strada, che camminano per le strade, e questa macchina si dissolve. Questo cosa vuol dire? Questo è, da questo primo episodio che mi ha calato in quella realtà, mi ha fatto capire che uno, criminalità organizzata ha controllo del territorio; due, sfida, perché deve il consenso sociale, che è importante, deve basarsi proprio su questo: forza dell'organizzazione rispetto a quello che è lo Stato. E quindi, per contrastare, non esiste una formula o una regola, ma l'attività di contrasto deve essere variegata a seconda del contesto territoriale. Lì, per contrastarlo, c'era bisogno di un'attività di guerriglia, un'attività diversa, un'attività di infiltrazione del territorio, un'attività anche abbastanza decisa. Dopodiché, dopo questi 6 fantastici anni, vengo proiettato invece a Rimini. Anche lì, appena arrivo, quindi nel 2005, io sono abituato a capire il territorio, perché se non capisci, se non analizzi il territorio, se non lo guardi, non lo studi, poi diciamo sei un turista, ma non sei un operatore. E anche lì sembrava una realtà fantastica, sembrava quasi di essere capitato nel mondo delle meraviglie, no? Mi sembrava quasi di guardare, di incontrare le strade, il gran coniglio, quasi della storia di Alice del Paese delle Meraviglie. Dopodiché, cercando, guardando, scoprendo, analizzando, non fermandosi all'aspetto esteriore, all'aspetto superficiale delle cose, riesci un attimino a inserirti in un contesto. E quello che poi ho visto, diciamo, nella bassa Emilia Romagna, quindi in quella zona dal 2005 al 2010,
2011, è un po' quello che io sto rivedendo non appena sono stato trasferito da pochi mesi qui ad Ancona. Cioè una realtà che probabilmente non ha, parlo della società civile, che non ha preso ancora conoscenza della problematica, che probabilmente anche da parte nostra, quindi da parte della Guardia di Finanza, non c'è stato un controllo, un'analisi studiata del territorio per tutta una serie di ragioni. Però è il momento di farlo, è il momento di farlo perché siamo in un contesto storico-economico delicato. Un contesto economico e storico affascinante per la criminalità organizzata. Allora, al di là di quelle che sono le mie teorie, le mie lucubrazioni mentali, andiamo ai fatti. E io come fatti posso dirvi che da agosto del 2011 a quasi 20 giorni fa sono state condotte 6 differenti operazioni di polizia, indagini complesse, che hanno 3 fattori in comune. Tutte si concentrano nella zona Romagna-Marche, tutte hanno come altro elemento in comune il reimpiego di proventi provenienti dalla criminalità organizzata in un paese estero, che è quello di San Marino, 3 trasversalità, cioè in tutte queste indagini noi abbiamo il mafioso, il colletto bianco, un esponente della pubblica amministrazione. Quindi non possiamo più dire che non esiste. Ma quando ci sono questi 3 fattori determinanti, il gioco è fatto. Ma come nasce questa infiltrazione? Perché scegliere un posto anziché un altro? Le ragioni sono semplici. Quando un soggetto di spirito della criminalità organizzata, per un motivo o per un altro, viene da queste zone, tende a radicarsi. Facciamo il caso più classico. Viene detenuto, è detenuto in uno dei carceri esistenti nel Marche. E ricordiamo ad esempio il caso, diciamo, stiamo parlando degli anni 83, no, Cutolo era domiciliato, era alloggiato, diciamo così, presso il carcere di Ascoli Piceno. Lo è stato anche Totò Riina, tant'è vero uno degli ultimi figli, quello arrestato nell'ultima operazione, quella che vi accennavo io di un mesetto fa, è nato a Loreto, cioè non a New York, a Loreto. Quindi che succede? Quando questi soggetti, per un motivo o per un altro, si trovano in queste zone, poi arriva la migrazione dei parenti, soprattutto, e iniziano a insediarsi sul territorio, a conoscerlo, a capire che questo territorio ha delle potenzialità, può essere attratto, perché come diceva prima il Presidente della Camera di Commercio, in questo momento di crisi, quello chi dispone di risorse finanziarie e sicuramente la criminalità organizzata, in modo ridotto rispetto al passato. Tant'è vero, si parla che pure in Sicilia alcuni commercianti e imprenditori stanno iniziando a dire no al pizzo, quindi c'è stata una diminuzione di entrate, ma non per questo c'è stata una, come si dice, la criminalità organizzata a schiavo in fondo, cioè ancora tutta una serie di risorse, una serie di risorse che vanno investite. E quindi torniamo a queste 4-5 indagini che secondo me sono state veramente molto interessanti, tra cui una che forse è la più grande indagine fatta in 5 anni quando ero lì a Rimini, che ha avuto questa, proprio questa caratteristica.
ha coinvolto tra l'altro un imprenditore marchigiano e che era denominata Criminal Minds. Ma passiamo un attimino un po' leggermente dietro, come, cioè per dare questo flash di come sia importante uno di quegli elementi determinati a fattore comune di queste indagini. Il fatto di avere qui nelle regioni Marche, o meglio, regioni Marche, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, l'avere a portata di mano uno stato dove, tra virgolette, le regole non sono proprio così ferree come in Italia. Ed è il caso, vi faccio vicino questo esempio, sto parlando chiaramente dello stato di San Marino, per chi non lo conoscesse, però queste sei indagini, più penso tante altre, anche a livello nazionale, mi riferisco a quella di Roma e tante altre, hanno questo snodo principale, hanno questo punto di rottura, questo fattore comune in questo stato, dove abbiamo una serie di banche, una serie di finanziari che hanno questa funzione, quella di raccogliere soldi, quella di reintegrarli di nuovo nello stato italiano. Ed è importante un dato che è stato veramente molto curioso. Una delle prime di queste indagini che ho citato, la De Colo Moni, che si è sviluppata nell'agosto del 2011, quindi non 100 anni fa, aveva visto gli atti processuali che un esponente della famiglia Mancuso, quindi della 'Ndrangheta, giustiziato a marzo del 2011 con 12 colpi di pistola, aveva pensato bene, prima di morire, di farsi una passeggiatina per San Marino, dove aveva depositato 1.330.000 euro. In un paese normale, chiaramente quando tu vai in un posto per fare un deposito e esibisci la tua carta d'identità, probabilmente l'avrebbero allontanato a velocità supersonica, cosa che non è accaduto invece a San Marino e in prevalenza al credito sanmarinese, che è questa banca. Non solo, è stato molto simpatico la modalità del primo deposito, cioè questo personaggio si è presentato con un trolley con all'interno 597.000 euro. Testimonial, quindi atti processuali, chiamati poi sentiti in atti anche lo sportellista della banca, diceva sì, effettivamente si è presentato questo, aperto sto trolley e aveva raccolto queste banconote da un elastico. Nemmeno raccolte bene, no? Quindi pezzi da 5 insieme a pezzi di 50, da 100, da 500. E la cosa caratteristica è che praticamente testimoniano questi cassini che queste banconote pulsavano, nel vero senso della parola, si sentiva una puzza di muffa, proprio il caso classico di soldi sporchi, cioè proprio. Quindi non solo come pochi sporchi, perché chissà dove erano stati conservati. E arriviamo quindi alle ultime, in ordine di tempo, indagini concluse. Soprattutto quella di Tano, ma anche quella immediatamente, proprio in termini di tempo, ultimissima, quella svolta dai carabinieri di Rimini, la Mirro, dove è stato anche arrestato un coetaneo, truffaldino, eccetera, eccetera. E anche questo si prestava tramite una società che aveva creato a San Marino a riciclare questi soldi provenienti dalla criminalità organizzata. La cosa interessante invece della penultima indagine conclusa, quella di Tano, quindi Procura di Napoli, DDA di Napoli, portata a compimento dalla Rossa dei Carabinieri,
dei basisti, dei soggetti, dei professionisti che fisicamente, geograficamente si collocavano tra al nord delle Marche, quindi Pesaro e Fano, che avevano questa finalità, cioè quella di innanzitutto carpire quelli che erano gli imprenditori, perché in un momento storico come questo, in una regione come questa, noi non vedremo mai il caso che è successo a me, cioè quello che spara dal finestrino perché deve dare una dimostrazione di forza, no? Qui esistono le cellule invisibili, come io le definisco, cioè soggetti mandati alla scoperta, persone incensurate che devono venire qui, devono insediarsi, devono mascherarsi, devono occultarsi, devono fare amicizia, devono essere anche considerate delle persone per bene, ma devono, hanno un compito specifico, quello di studiare il territorio, di capire se ci sono i presupposti per far emergere, per passare al secondo livello del videogame, cioè quello di iniziare a far arrivare anche persone più professionali di loro. E nello studio del territorio loro guardano questo, analizzano innanzitutto se esistono imprese in difficoltà, perché in un momento storico come questo loro si presentano con una faccia pulita, con una faccia quasi da salvatori, cercando di inserirsi nelle attività commerciali, dando una mano, quindi partecipando alla compagine societaria, acquisendo una quota di proprietà, però poi dopo, come una piombra, come un'ombra, riescono a conquistare tutto il pacchetto societario. Talvolta lo acquisiscono anche ad un prezzo superiore a quello del mercato, proprio perché la finalità non è quella di creare turbamento. È un po' quello che succede con la criminalità cinese, che tende ad acquistare sempre più enormi investimenti immobiliari pagandoli ad un prezzo superiore al prezzo di mercato, dove prima ci lamentiamo quando vediamo interi quartieri, diciamo, acquistati da cinesi, però non ci facciamo mai, non ci poniamo mai la domanda: ma se loro hanno comprato è perché qualcuno ha venduto, e se qualcuno ha venduto si vede che è stato pienamente soddisfatto della vendita. Quindi questo è il modo di inserirsi, in modo silente. Altro metodo poi c'è quello dell'usura, e adesso come adesso, in un momento come questo attuale, dove, e mi ricollego quello che diceva il Presidente, quello del mondo bancario, però non vi dico quello che penso perché altrimenti mi devo arrestare da solo, e allora non è il caso, quindi lasciamo stare il mondo bancario, poi ne parliamo un'altra volta, probabilmente in un altro seminario. Quindi quando le famiglie sono in difficoltà e abbiamo questi soggetti che si presentano in modo garbato e come dei salvatori, ecco, il gioco è fatto. La persona disperata diventa preda dell'organizzazione, e con l'usura si crea un vincolo, si salda un rapporto che solo difficilmente riesce a scindersi. Tant'è vero, aspettavo, quindi io ragiono per dati, perché forse probabilmente rispetto a quello che noi pensiamo, ognuno di voi può avere un'idea, può avere una sensazione, può avere delle convinzioni, però quello che è intoccabile, quello che è certo, sono i dati. Da agosto ad oggi non ho ricevuto una denuncia di usura. Mi fa
piacere, no? E io sono contento, solo che contrasta questo dato con la convinzione che secondo me usura esiste. Andiamo avanti. Aggressione dei padroni. Anche qui ci stiamo assistendo a un'evoluzione. Allora, la criminalità organizzata fino agli anni 80 investiva i proventi dell'attività criminale nell'acquisto di beni comuni. E tanto è vero, la maggioranza poi dei sequestri effettuati dalla magistratura e dagli organi di polizia sono stati pari al 77%. Adesso queste percentuali sono un po' variate. Quindi i sequestri immobiliari sono scesi al 34%, sono invece saliti i sequestri di quote societarie, che siamo passati dal 10 al 34-36%, e soprattutto di beni mobili, auto, beni di lusso, quadri, opere, diciamo, numismatica, eccetera. E anche qua ho un dato che è abbastanza così asettico, un dato però fa capire la portata del fenomeno. Nel senso che chiunque di voi può, anche così, da un punto di vista di curiosità, se vuole capire che cosa sta succedendo, può andare sul sito dell'Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati, che è stata istituita proprio con la finalità di gestire e di monitorare tutti questi immobili che vengono sottratti alla criminalità organizzata. Da quel sito evidenziate una serie di dati che sono interessanti. Innanzitutto, quindi dati, partiamo quindi aggiornamento banca dati fino al 2013, a gennaio 2013. Nelle Marche sono stati attualmente, quindi da fonte, come vi dicevo prima, Agenzia Nazionale, vengono gestiti dall'Agenzia Nazionale soltanto 24 immobili in tutta la regione. Allora, per avere un termine di paragone, ho visto una regione che teoricamente dovrebbe essere un po' più, come posso dire, meno effervescente, come l'Abruzzo. Invece in Abruzzo sono stati sequestrati nel tempo gestiti 54 immobili. Ovviamente non abbiamo confronto con altre regioni, ne so, la Toscana arriviamo a 69, in Emilia Romagna 112. Questi dati cosa vogliono far capire? Vogliono far capire che probabilmente, come noi forze di polizia, come metodologie investigative, come anche percezione del problema, siamo un po' indietro, dobbiamo un po' recuperare, perché sono convinto che per caratteristiche, per economicità, per analisi di questo contesto economico e imprenditoriale delle Marche, fatte di piccoli e medi imprenditori, non può non esserci la criminalità organizzata. Dobbiamo solo scoprirla e individuarla. E soprattutto utilizzare gli strumenti, avvalerci degli strumenti normativi, quelli che vi ha descritto la dottoressa, che sono degli strumenti col nuovo codice antimafia 159 del 2011, sono degli strumenti immediati, degli strumenti agevoli, anche se purtroppo non sono conosciuti da tutti gli addetti a lavoro, per cui il salto di qualità deve essere fatto in questo, ma deve essere fatto anche, questo non è solo un mea culpa, ma è anche un ribaltare quelle che sono le responsabilità, anche
della società civile, perché vi do un altro dato. Qui diciamo quasi tutti gli avvocati, quasi tutti i professionisti, voi sapete chiaramente che c'è la norma del 2007, quella antiriciclaggio, ha stabilito anche un dovere da parte dei professionisti, notari, avvocati, commercialisti, di segnalare eventuali operazioni che hanno degli indici di criticità. Bene, ho visto i dati, quindi dal 1 gennaio 2012 a dato di Roma, il numero di polizia tributaria di Ancona detiene 192 segnalazioni per operazioni sospette, pervenute dalla Banca d'Italia in attesa di lavorazione, segnalata però dagli istituti di credito. Di queste non c'è una segnalazione effettuata dai professionisti. È un dato, mi sembra un po'. Allora sono andato qui dietro, andiamo a vedere da quando è stata entrata in vigore la legge. Ricerca inutile, però non ricercavo, non avevo un dato certo, quindi non ci sono segnalazioni da parte dei professionisti. È vero che la norma non dice l'operazione va segnalata e sospetta, in questo caso specifico, però da una serie di elementi, da una serie di criticità che possono essere saggiate, che possono essere analizzate. Cioè, un soggetto che crea una società dal nulla probabilmente può essere un indice, come viene investito, come viene apportato il capitale sociale. E al di là di quello che i professionisti, quindi io parlo di società civile in generale, anche la Camera di Commercio deve fare la sua parte, tant'è vero la Camera di Commercio di Rimini, benché fosse destinataria delle misure di prevenzione personali e patrimoniali effettuate ed emesse in confronti di determinati soggetti, le pigliava e le metteva a parte, diceva: ma questi decreti, ma questi provvedimenti, ma nessuno. Ma la cosa bella è che poi soggetti con queste caratteristiche che hanno, cioè non possono aprire un'attività commerciale, invece riuscivano ad ottenere sia la partita IVA che l'esercizio di un'impresa commerciale. Quindi, non è, concludo perché sono già fuori, la criminalità organizzata non è un compito solo contrastare, la criminalità organizzata non è solo un compito della magistratura e delle forze di polizia, ma è un compito di tutti. Come loro utilizzano delle cellule dormienti, così noi, ognuno di noi, deve essere un agente sotto copertura, un qualcuno che possa capire, possa avere il sentore di quello che succede, perché solo così si riesce a salvare l'economia sana e soprattutto la nostra società. Grazie mille.